Osvaldo Coghi, candidato sindaco a Cassano Magnago, durante la presentazione ha detto scusate il ritardo, che cosa significava? Significa esclusivamente che abbiamo voluto cercare in tutte le maniere di mettere assieme il centro-destra. Questa situazione si è risolta negli ultimi giorni, da questo punto di vista, con tutti i problemi che suscita l'organizzazione della campagna elettorale, partire praticamente da zero per mettere in piedi lista, organizzazione e quant'altro. Lei è stato vice sindaco di Poliseno per questi 10 anni, come si declina la discontinuità? Allora, rispetto alla discontinuità, cioè, questo è un problema della Lega, ma proprio effettivamente come ha spiegato mi sembra Gualandris già in conferenza. Per quanto riguarda la discontinuità vuol dire che tutto è migliorabile, vuol dire che sono fatte tante belle cose, molto buone, cose che vanno corrette, errori stati fatti, cose che vanno migliorate, la discontinuità è in questo senso, ma primariamente per discontinuità intendo una maniera di rapportarsi con l'amministrazione comunale, quindi non che uno debba andare in comune a chiedere ciò che già è suo genuflettendosi e con il cappello in mano, ma che invece questa cosa sia proprio un servizio, che l'amministrazione si mette al servizio del cittadino con i suoi bisogni e le sue richieste. Quali sono i due, in estrema sintesi, i 2-3 interventi della Cassano di Coghi dei prossimi 5-10 anni? Ma guardi, innanzitutto, al di là di voli pandarici e sogni mastodontici, portare a termine quello che è già cominciato. Teniamo conto che abbiamo una tangenziale che è nata da un'idea 20 anni fa e sta arrivando a conclusione. Questa per la viabilità cittadina è assolutamente essenziale, anche perché è legata all'intervento della 341 la platea di Gavarate, può togliere gran parte del traffico in entrata da Cassano sulle due vie principali, da questo punto di vista. Poi ci sono altre, sicuramente agire sull'educazione è un fattore primario. Dopo 2 anni di pandemia, con una guerra in corso, con una crisi latente, bisogna assolutamente puntare sull'educazione, puntare sulla persona in quanto tale, e quando dico persona dico dal neonato all'anziano, con i disabili, con il sostegno, con le società sportive, tutta una serie di associazioni di cui il nostro territorio è assolutamente ricco, che attende da anni una risposta e non una risposta paternalista, in quanto io basato su un don't-test come posizione, ma proprio invece favorire l'accesso a tutti i servizi, quelli che comunque può dare, quelli che dipendono. Sicuramente c'è un'emergenza sanitaria, ma sulla sanità, anche se la competenza non è prettamente comunale, direi che per esempio la casa di comunità rispetto a altre situazioni che andranno a verificarsi in questi anni, vanno assolutamente, bisogna aiutare i cittadini ad usufruire di questi servizi, anche con il distretto sanitario, con i medici di base, che è il turnover dei pediatri, diciamo tutta una, mettere in comunicazione il cittadino con questo tipo di servizi. Le faccio l'ultima domanda: la frattura del centrodestra è una frattura insanabile, mi spiego, il ballottaggio sarà probabilmente inevitabile il 26 di giugno, ci sono dei punti fermi da cui non si... Allora, poi tutto da verificare, secondo me non è insanabile e noi abbiamo lottato strenuamente fino in fondo perché tutto il centrodestra andasse insieme. Il metodo Cassano tanto ci ha visto parte propositiva e rilevante di tutta questa vicenda degli ultimi 10 anni. Infatti la prima sensazione è quella di non aver capito francamente cosa è successo, perché non posso dire di scherzi mai avuti con il mio sindaco, con l'amministrazione. Sembra così una scelta non meditata, perché sicuramente è stata di tempo, però se fosse stata fatta per tempo, 6 mesi fa, ci fosse stato detto che non si pensava assolutamente di rimettere insieme il centrodestra, avremmo potuto diversamente guardare questa competizione elettorale. Purtroppo così dobbiamo spiegare l'idea di città che abbiamo a tutta la gente, con la difficoltà di essere assolutamente i tempi non sono sicuramente della nostra parte, però contiamo di farcela perché vediamo il sostegno della gente rispetto a questa. Unire è sempre stata una cosa che ci ha contraddistinto, non siamo mai stati per personalismo o andare da soli da questo punto di vista. Anche perché, ripeto, quando gente si mette assieme per andare in un posto ben preciso, comunque un obiettivo preciso, l'importante non è
dove si, da dove si viene, ma l'importante è da dove si va.